ricordando di com'era. Lo tu per favore. Tienilo tu, così faccio vedere un po', no? Parlando di com'era lo sfruttamento del mare, vedete, si sfrutta molto i pesci, ci sono più barche dove hanno più reti, dove si prende, vedete, qualcuno le manda nella cavità del mare, dove qualcuno le manda sotto e si vede, dove qualcuno le prende a imbottitura, qualcuno invece le intrappola facendogli come una piccola barrierina, e questa qua invece è una senza fuga veramente. Beh, è una delle tecniche di pesca, guarda, non ne vorrei parlare. Adesso dobbiamo parlare di un animale molto importante da salvare, il caberù, che assomiglia più a un coyote e più a una volpe, un po' tutti e due. Uno sfrutto incerto, un futuro incerto. Le nuove generazioni, ogni anno solo il 60% delle femmine si riproduce e ciò rende i programmi di riproduzione in cattività ancora più importanti. Questi sono i piccoli, vedete? Il focus, la riproduzione dell'habitat. In Etiopia gli habitat afroalpini si li stanno riproducendo nevolamente. Questa qua è l'avanzata dell'uomo, gli unici casi che possono avere l'uomo sono queste purtroppo in quei posti. Il conflitto dell'uomo, dove ormai ha preso vita, alta concentrazione e relazione inquieta. Un pericoloso declino. Ecco, da salvare il lemure. Sopra il Procellus tatterelsi, il Mongoose a sinistra, hanno davanti a sé un triste futuro. La protezione in atto. Vedete quante specie di lemuri ci sono? Lemure coda d'anelli, coda spazzola, la yayé, il Procteus Tatterelsi.